ci perdonino questo 100 passi passaggi, un inizio da vecchio laziale, perché abbinarsi alla Lazio dopo anni ormai in cui io parlo di disamore, fino a poco tempo fa significava chiaramente salire su un carro dei vincitori. Adesso invece, dopo queste 3 sconfitte consecutive, mi sento di dire qualcosa importante, almeno per quello che penso io, per ciò che riguarda la Lazio, e con molto affetto. Non giocava ieri sera Felipe Anderson, non giocava. Siccome ho avuto la sensazione che a un certo punto andasse di moda accollarla a Felipe Anderson, ma non parlo né della società né dell'allenatore, parlo in generale, sentendo e leggendo, volevo spendere 2 parole su questo ragazzo. Ho avuto già modo di dirlo tanto tempo fa. E soprattutto capirne un po' la chiave psicologica, andare un po' più a fondo. E ringrazio un nostro amico, sto qui parlando con Vincenzo, che è il professor Novelli, che è uno psicanalista su cui ogni tanto mi consulto, anche se è all'estero, per alcune analisi e per avere un conforto. Allora, io voglio soltanto ricordare che questo ragazzo, al di là dei milioni che guadagna o no, 3 anni fa ha avuto un trauma familiare eccezionale, straordinario, durissimo, che riguardava il papà, riguardava l'arresto del padre, e non entro nei particolari perché altrimenti farei ancora peggio per lui. Io sono dell'idea che quella cosa successa 3 anni fa, anche se poi durante il campionato, poi quando le cose vanno bene, è ovvio, stai lontano, non dico che dimentichi, ma tutto passa, arrivi sempre come un piccolo sasso nella testa e nell'animo di questo giocatore quando le cose non vanno bene, o se non segna, o se non gioca, soprattutto quando si fa male. Mi sono andato proprio a guardare il suo curriculum di come ha degli improvvisi vuoti. Allora, la Lazio, a mio avviso, si sta comportando molto bene, ecco perché dico non voglio salire sul carro dei vincitori, lo faccio ora, perché ho sentito anche nelle parole di Inzaghi, nelle parole di Tare, che mentre diceva noi badiamo però alla squadra, non possiamo badare ai singoli, a Felipe Anderson li vogliamo bene, ha usato un termine che in genere non si usa con i giocatori, quindi vuol dire che questa attenzione particolare è nella Lazio, e in questo caso da parte di Tare, a mio avviso, ha fatto molto bene. Perché dico questo? Non lo dico neanche ai tifosi ultra, perché ho saputo che poi, a parte qualche fischio, si sono dissociati dai fischi, hanno detto noi dobbiamo sempre essere uniti con i giocatori, e quindi questa cosa mi fa piacere anche rimarcarla, a mio avviso hanno fatto molto bene, ma con Felipe Anderson ancora di più. Io credo che il ragazzo in certe circostanze, laddove perda proprio la sua potenza, perché anche in termini psicanalitici la figura del padre significa quello, significa una potenza che se decade, decade. Ecco, io credo che il ragazzo abbia bisogno di una maggiore attenzione, in questo caso anche di un professionale aiuto esterno, che non è parlarne male, anzi, è parlarne veramente con affetto, perché sarebbe un peccato mortale perdere questo giocatore e le qualità di questo giocatore, che a mio avviso sono eccezionali. Termino i 100 passaggi, perché un tempo forse avrei parlato molto di più di questa settimana, che poi bene o male riguarda a volte anche lo sport, questa settimana tragica dove ogni giorno, sentendo i telegiornali o leggendo i giornali, scopri che muore qualcuno, sono morte donne, sono morte una ragazza per mano di spacciatori neri, è morta un'altra ragazza per un tranviere milanese. Ecco perché dico non bisogna mai generalizzare, non è che possiamo andare a uccidere tutti i neri, né possiamo andare a uccidere tutti i tranvieri. Copyright questo di una mia cara amica, ciao Benedetta. Però dovremmo cercare di essere più lucidi tutti quanti noi nelle analisi di tutto quello che ci sta circondando. Poi è morto anche un ladro, tra l'altro italiano, perché gli ha sparato quello che era stato rapinato. Quindi sono successe delle cose, e me ne sto dimenticando qualcuno, terribili in questo momento. E allora termino con una dedica particolare che va a Favino per il suo straordinario, commovente monologo a Sanremo di ieri. Grazie. Thank you.
Bene, allora, ciao Noemi. Ciao Michele, buonasera. Tutto bene? Molto bene, grazie. Tutto bene? Molto bene, grazie. Anche, perché poi lei, lo ricordo sempre, è una napoletana che a Napoli non lo può dire, ma è tifosa dell'Inter, che è una cosa gravissima questa. È grave, pesante, è una dichiarazione pesante. Molto grave. Tanto saluto a nome della nostra redazione del Social Football stasera. C'è un tristissimo Francesco Falzarano, lui è di Benevento, quindi si è visto l'ennesima sconfitta. C'hai esoneri per il momento? No, in realtà vabbè, no. Poi mi darai le prime informazioni. E allora ti, ovviamente stasera ti saluto i nostri ospiti con una nuova presentazione. Intanto ho qualche presentazione con te. Allora, buonasera Vincenzo D'Amico. Buonasera. Che già ha detto che non è d'accordo su Anderson. No, ma poi dopo. Dopo. Buonasera Gianfranco Teotino. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Giuliano Giannichedda. Ciao Michele, buonasera. Ecco, buonasera a Boris Solazzo che ti presento. Buonasera. Allora lui si occupa anche di calcio, è tifoso del Napoli, di origine napoletana, poi si occupa principalmente di cinema, quindi ti può anche interessare, e di musica, e quindi con noi questa sera però mi rappresenti Napoli. Beh, e ne sono felice. Grazie Boris. Allora, buonasera Nino Santarelli. Ciao Michele, buonasera. Ti ho messo un po' da questa parte, ho mischiato un po', perché di fronte invece saluto Filippo Criscimanno. Ciao Filippo. Buonasera a tutti. Ogni tanto ti trovo, magari stasera andate d'accordo voi due, non c'è Micci, per cui altrimenti avrei messo Micci stasera, no? Che è in genere. Allora, poi ricordami che ti devo chiedere dopo una cosa sul tuo amato Spalletti. Sì. Ok? Dopo. Te la devo. Cioè, iniziamo subito con le provocazioni. No, aspetta, adesso... No, adesso dobbiamo andare con quello che è il criterio e la nomenclatura, anzi, della nostra trasmissione, e quindi a te. Va bene. Allora, riprendiamo adesso come nostro uso con i titoli. Gianfranco, il tuo titolo. Beh, il titolo di questa settimana è sicuramente La grande bellezza, ed è riferito ovviamente al Napoli, addirittura all'azione più bella di tutto il campionato che abbiamo visto ieri sera. Il quarto gol. Sì. Buonasera Vincenzo, il buonasera. Tuo titolo. Lazio risorgi. Non t'arrabbiare. Ok. Boris, buonasera. Il avanti tuo? Così, mi viene in mente solo questo. Insomma. Ciao. Buonasera. Ciao. Ripartire e fare quadrato. Quadrato? Quadrato. A quadrato Bettini quadrato. La Svezia. Si è fatto male. La Svezia. Sta un pochino arrabbiato Vincenzo, questa era una battuta all'amico che è passata così, ha detto che si era fatto male, cioè con quello della Juve, ho fatto stavolta io la cosa brutta di spiegare la guerra, chiedo scusa. Va bene, buonasera Filippo, il tuo. Buonasera, due rondini non fanno primavera. E cinque? Cinque cominciano a farla. Chiudiamo con Nino, Nino buonasera, il tuo titolo. Finalmente i gol. Bene, allora... Dopo i titoli chiedo già in regia se sono pronti alcuni collegamenti, perché sapete che è un ping pong tra Napoli-Lazio e Roma e Roma-Benevento. Ancora no, e quindi rimaniamo qui. Ricordo sempre che poi noi avremo in esclusiva, per tutto quello che riguarda le televisioni regionali e locali, in diretta la conferenza stampa di Francesco e di De Zerbi dallo Stadio Olimpico. Però tenteremo anche, se è possibile, qualche collegamento prima. Allora, dimmi. No, volevo dirti, prima di iniziare il nostro dibattito, ricordiamo anche ai nostri telespettatori come contattarci. Il numero è 349-98012-56. Scriveteci attraverso un messaggino WhatsApp e nel corso della serata leggeremo i vostri messaggi. Allora, vediamo subito, dato che ci aveva voglia di andare in contrasto, cos'è che non è, su cui non eri d'accordo? Ha scomodato il professor Novelli. No. Lui non ha dato il giudizio su Anderson. Ho chiesto se poteva essere attinenza, raccontando il fatto. Due cose. La prima, a Felipe è capitata quella grossa disavventura con il papà, ma dopo quella disavventura ha fatto il giocatore vero. Sì. Ha fatto il fenomeno, sì. Quindi... ti devo rispondere subito. Aspetta, fammi finire. Ma molto più terra. Il problema di Felipe Anderson è Luis Alberto. L'esplosione di Luis Alberto l'ha massacrato. Ve lo dico io. Va bene. Okay. E aspetta, oltretutto, dopo tutto quello che sta succedendo per Luis Alberto, c'è sempre tanta attesa e tanta voglia di vedere Nani.
E quindi lui è messo da parte, si sente messo da parte e va in depressione. Allora, questa è la cosa tattica, perché non gioca con i due laterali d'attacco. Va bene, fermo. Però ti devo spiegare una cosa. Allora, e poi per carità, probabilmente è tutta una mia invenzione, derivante così da un affetto istintivo che ho per il ragazzo, soprattutto dopo quel fatto. Anch'io. Però dopo quel fatto tu devi sapere una cosa, che è chiaro, no? Che addirittura immediatamente c'è anche uno sfogo, lui andò poi tornò. Però quando ci sono queste cose, soprattutto a distanza, è alla prima difficoltà che arriva il macigno. Cioè che non sei supportato da altre cose, per cui mentre tu te la giochi alla grande, vai benissimo, riesci un attimo, no, a rifugiarti in questo. Nel momento in cui c'hai il vuoto o la debacle, ti piomba tutto addosso, perché quello lì è veramente un macigno, ma un macigno tosto, perché ripeto, non mi va di entrare nei particolari, ma non è soltanto il fatto dell'incidente, l'omicidio colposo, ma era proprio tutta la storia che aveva portato all'arresto del padre. Per cui io in questo intuisco che lui ogni tanto, cioè non gioca, arriva Luis Alberto. Allora, se non fosse accaduto tutto questo, adesso parlo da psicologo abusivo, è chiaro che stai fuori e poi non vedi l'ora di dimostrare il contrario. No, lui va giù. Se c'ha un infortunio, dice vabbè adesso mi riprendo, no, lui va giù. Ok. Facesse un altro mestiere allora? No. Se questo è il problema? No, per me basterebbe che sia supportato. È coccolato da, da tutti lì dentro. Ma il coccolato è un'altra cosa, l'ho visto, e sono certo che la Lazio fa tutto quello che deve fare. E io ti sto parlando di supporto esterno, ma adesso non posso entrare nella privacy poi completa del giocatore da un punto di vista. No, però volevo sapere un attimo il vostro pensiero su Anderson, adesso io mi tiro fuori. Ma è chiaramente un ragazzo che va aiutato, perché per tutto quello che ha passato, però quello che come tecnicamente lo sappiamo, è un giocatore che può fare tanto per la Lazio, può dare tanto alla Lazio, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Quello che non si perdona Felipe è sicuramente l'atteggiamento, poi dovuto a che cosa non lo so, però tu non puoi entrare in una partita importante come la Lazio e essere apatico e sembrava quasi che non avesse voglia, non è possibile, soprattutto in una squadra come la Lazio, ma nessuna squadra si può, è quello che gli viene rimproverato. Poi è chiaro che noi siamo abituati a vedere Felipe Anderson di un anno e mezzo fa, quello che entrava, spaccava le partite, quando giocava era sempre il migliore. Uno ha quei ricordi, allora però anche lo scorso aspetta anno, un attimo solo, ci torniamo tutti su Felipe Anderson, vi chiedo scusa, però dato che stiamo andando un attimo anche di corsa allo Stadio Olimpico, collegato con noi c'è Roberto Scarnecchia. Roberto, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Grazie Roberto. Allora, subito, da parte tua, come l'hai vissuta dallo stadio questa partita? Secondo te che partita è stata? Sicuramente il Benevento non ha nulla da perdere, soprattutto quando va in questo tipo di campi, per cui ha cercato di fare subito la partita aggressiva, è stata una campagna acquisti molto importante, come se dovesse quasi lottare per un posto in Europa, e questi giocatori ci hanno creduto dall'inizio, sono andati in vantaggio. Poi è chiaro che la Roma ha una qualità diversa, anche se aveva tanti assenti, ha ritrovato un po' il gruppo, ha fatto un gran gol secondo me Fazio, e poi un po' sulla scia di questa differenza di qualità tra le squadre è riuscita a vincere. È chiaro che poi però non ha mai mollato il Benevento, infatti sul 4-1 ha fatto anche il 4-2 proprio per la dimostrazione che è una squadra in salute in questo momento, anche se poi ragazzi è ultima con 7 punti, però non mollano mai. È vero anche, ripeto, lì ci sono ragazzi che lo sanno benissimo, o ex ragazzi insomma, però che nel momento in cui hai poco da perdere giochi con una testa più rilassata, più tranquilla, e quindi tante volte escono delle buone gare come quella di allora, oggi del Benevento. Roberto, proprio botta e risposta, lui è lì anche ovviamente per lavoro a Roma Channel, hai parlato degli ex ragazzi, noi poi faremo domande ad altri, i tuoi ex ragazzi sono qui Vincenzo D'Amico e Giuliano Giannichetta, botta e risposta, che gli vuoi chiedere? Che hai cucinato oggi a pranzo, Roberto? lo sapevo, infatti perché l'ho detto ex ragazzi, perché Giuliano già tanto, ma Vincenzo è spettacolare, quindi è più vicino alla mia carriera. Vincenzo, sto a ridosso della pubblicità, quindi volevo chiedere solo se c'è stato mai un momento in cui hai pensato
che si metteva male per la Roma? No, sinceramente avevo paura, Vincenzo, che loro ripartivano in contropiede in maniera molto piccante, molto pungente, però onestamente la qualità era diversa. Quando, sai perché ti dico questo? Perché se il Benevento fossimo stati solo 0-0, il Benevento avesse segnato, per esempio, faccio un esempio, a 10-15 minuti dalla fine mi preoccupava. Faccio un esempio. Invece segnando molto presto, insomma, c'è veramente tutto il tempo di recuperare, quindi onestamente non ho mai pensato che ci potessero essere questo tipo di botte e risposta con Giuliano Giannichedda. Ciao Roberto, come hai visto Gerson vicino a Strootman e due centrali di centrocampo? Però posso, ecco, posso, a proposito di questo, no? Anche su, ho sentito anche altre, anche la stessa mia radio, eccetera. Onestamente posso dirti una cosa, la Roma ha giocato 4-3-3. Cioè, non ha giocato 4-2-3-1, scusatemi. Però dalla TV sembrava diversa. La io non l'ho vista. Lo so, però dal campo vi dico che dal campo è stato veramente una sensazione di questo tipo. Centrale chi, allora? Playmaker chi era? No, è Strootman. Ha giocato con queste due situazioni di fianco, ma onestamente, cioè, la mia impressione è stata questa. Perotti vicino al Sharawi, con Dzeko e poi Under Dzeko e del Sharawi e Perotti insieme a Gerson e Strootman. Quindi faceva l'intermedio Perotti, secondo te? Non faceva... Perotti ha fatto l'intermedio, ha fatto un po' quello... In effetti stava molto più a sinistra. In maniera più avanzata, però quello che ha fatto, che faceva, che fanno i centrocampisti avanzati in Angolan quando gioca più interno, ma sempre spinto verso la fase... sia di ripartenza che di difesa. Ma perché vi dico questo? Perché comunque gli spazi, poi ripeto, voi siete veramente, anche tu Michele sai benissimo di tattica, però gli spazi sono talmente corti per cui il filo è talmente sottile sotto questo punto di vista che onestamente ci sono alcune situazioni che giocano in tre, alcune situazioni che giocano in due, per cui ripeto, per me il modulo non esiste, fondamentalmente non esiste, per cui... Questo è grave. Roberto, grazie. Ti lascio al lavoro con la tua radio, che è la radio ufficiale della Roma, ovviamente. Grazie Roberto. Ciao, Roberto. Grazie, ciao ragazzi. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare però, esatto. E poi quando torniamo dobbiamo però ricordare anche il nostro main sponsor. Okay? Assolutamente. Lo facciamo sì, dopo però. Eh? Esattamente, abbiamo tutto il tempo, fra pochissimo andiamo in pubblicità. Beh, mi stava suggerendo qualcosa, Francesco, non ho ben capito, cosa allenatori. È successo? Allenatori, qualcosa? Sì, in realtà Mattioli, il presidente della SPAL, ha confermato Semplici, però ha preallertato Guidolin con la SPAL che domenica prossima gioca contro il Napoli. Vabbè. E invece la prossima settimana potrebbe essere importante per il rinnovo di Gattuso al Milan fino al 2020. Aia, allora faccia, non, puoi anche, se eri inquadrato... avevi terminato la tua trasmissione, sia per quello che riguardava Semplici e Guidolin Gianfranco, sia per quello che riguardava Gattuso. Ne parliamo fra un attimo, perché così intanto chiudiamo lo Stadio Olimpico andando a sentire il nostro amico Alberto Mandolesi. Ciao Alberto! Ciao ragazzi, buonasera a tutti! Lui non dice ex ragazzi, Alberto. Cioè, no, voglio capire una cosa, ma uno non bastava. Anche uno Alberto. Ma che è Vincenzo, eh? Sì, sì. Ti riconosco. Ciao Alberto. Alberto, dove sei in questo momento? Ancora in tribuna stampa o già negli spogliatoi? No, sono già avviato verso il viale perché, ragazzi, il freddo di questa sera veramente... Ecco, ci ha scaldato un po' i cuori questa cinquina, sette gol. Abbiamo visto di tutto. Abbiamo visto anche la risurrezione di Cengiz Under. Due assist e due reti, che cosa devo dire di più? Però francamente non è una giornata di quelle che ti consentono di essere molto ottimisti. È sicuramente un buon brodo nella speranza di riuscire a ritrovare la squadra migliore, quella che giocava a novembre. Alberto, siccome non ti voglio lasciare troppo al freddo, una sola domanda con una risposta che tu che conosci gli umori mi puoi dare meglio di altri. Gli umori del pubblico in questa partita, in questo momento, Alberto? Ma gli umori, guarda, all'inizio, come puoi immaginare, erano pessimi perché la Roma è stata in svantaggio, poi vedevi che non riusciva a costruire, poi mano a mano qualcosina ha fatto, soliti errori di imprecisione, arriva questo pareggio, non è che non era soddisfatto nessuno, è uscita tra i fischi alla fine del primo tempo.
Poi nel secondo tempo ci sono state queste due chiamate nello spazio di 90 secondi. Nella prima Cengiz Under è andato a riprendere un pallone che veramente secondo me era destinato ad uscire, e quindi c'è stato il gol di Gelli. Poi dopo il gol suo 3-1, a quel punto diciamo si è assicurata la vittoria, e allora il clima si è un po' più calmato. Però non è che insomma si viva nell'euforia, me ne rendo conto. Alberto, buona passeggiata al caldo. Ciao. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Ciao, Alberto. Ma c'è il nostro amico di Benevento lì? Sì, sì. Ah, dovrei fare un saluto con la manina? Ah, sì. Certo, carino certo, sei, un bel pensiero, un dolce pensiero. Ciao Alberto. Ciao. Ciao, no, ciao. Certo, naturalmente. Lui viene da Manchester, Allora, hai visto quella partita lì? Allora, detto questo, prima di andare un attimo a ricordare il nostro sponsor, era la spiegazione delle facce però di Gianfranco che mi interessavano. Semplici Guidolin al volo e poi invece su Gattuso. No, Semplici Guidolin, voglio dire, la cosa che mi faceva così sorridere era il fatto che Semplici è condannato a battere il Napoli per mantenere la panchina, mandalo via subito, no? Cioè, veramente è una... No, manda al sacrificio chi c'è, ma, no, ho capito, e quello ricomincia, perché altrimenti arriva Guidolin, no, prende la bastonata. Vincenzo, non è vero nemmeno questo, perché se tu vuoi cambiare allenatore gli dai una settimana in più per lavorare, per preparare la squadra. Certo, non pretendi che vinca Guidolin col Napoli, ma almeno alla partita successiva che è determinante. Io non lo darei così per scontato la vittoria del Napoli, che la Spalla è stata una delle squadre che più ha messo in difficoltà. Sì, giocano a Napoli. Vabbè, te lo dico con molto dolore, no, io apro sì, però insomma all'andata il Napoli vince con un gol di Gulam, e forse non dico non meritava, sicuramente meritava, però arriva fino all'82esimo, insomma. Sì, no, questo però, è vero. Ripeto, se hai deciso che comunque non vai avanti fino alla fine con l'allenatore che ti ha portato prima in Serie B, prima in Serie A, non è nemmeno giusto tenerlo sulla graticola. Ma Gattuso, guarda, a me sta sorprendendo positivamente, io non pensavo che fosse così bravo, perché vedo al di là dei luoghi comuni, della grinta, del ringhio, eccetera, gioco, anche delle idee di gioco. Però, insomma, pensare adesso di rinnovare un contratto fino al 2020 mi sembra assurdo. Il Milan è settimo, come era con Montella, insomma. Adesso ha avuto una serie positiva, ma l'inizio di Gattuso era stato peggiore della fine di Montella. Allora, adesso torniamo a Napoli-Lazio, però dovevamo terminare il discorso su Felipe Anderson, però prima dobbiamo ricordarci... Ricordiamo il nostro sponsor, weekend. Maurizio Celon, che ha aperto anche durante i weekend. Andiamo alla telepromozione? Alla ricerca di qualcosa di grande. Ce l'ho. La vita è grande. Grandland X, il nuovo SUV. Opel, il futuro appartiene a tutti. Allora, il ringraziamento va ovviamente a Maurizio, ma va ovviamente alla Opel e alla Autostema, che ormai sono nostri sponsor da parecchio tempo. Era rimasto un po' vagante il discorso su Felipe Anderson. Sì. Chi è che voleva aggiungere? Io volevo dire una cosa, dico, ma una minima responsabilità non la date anche ad Inzaghi? Cioè, questo ragazzo già ha problemi, no? Come li sai tu, Michele, li sappiamo tutti, li sapranno anche in società. No, Inzaghi è bravo in questo, sì, no? Che però, poi deve pensare a 30 però, persone, lui non è che ha 25 problemi da risolvere. Secondo, non gioca Milinkovic-Savic, e il ragazzo già con i suoi problemi non lo fai partire neanche titolare quando non gioca a Milinkovic. Non c'entra niente. No, però l'allenatore vede... No, è una domanda che faccio soprattutto a voi giocatori. No, cioè, niente. Tu sai che entri già sempre dopo. Non può fare Milinkovic-Savic lui. No, però spostando qualcosa logicamente, cioè non era, tu dici che non è inciso sul no, perché la partita è stata drammatica, quello che ha giocato, l'ho visto anch'io, però anche psicologicamente non andava aiutato? Questa è una domanda loro. No, da questo punto lo stanno aiutando, io dicevo che ci voleva un aiuto esterno. No, e possiamo azzerare tutto, il padre, il carattere, la formazione, cioè, e parlare dell'episodio per cui è stato punito? Cioè, così come... giustamente va rimproverato un giocatore che si ribella all'allenatore quando viene sostituito, eccetera. Secondo me va rimproverato e punito un allenatore che alla fine della partita, subito dopo, prima ancora di entrare negli spogliatoi, va a rimproverare un suo giocatore per la prestazione.
c'è tempo per farlo, c'è tempo e modo, erano tutti nervosi, non si deve fare così. Poi io leggo le ricostruzioni dell'episodio, no? E leggo che Inzaghi è andato da Felipe dicendo non si entra così, è una vergogna, sei stato svogliato, è colpa tua se abbiamo perso, eccetera. E non mi pare di aver letto che la risposta di Felipe Anderson sia stata scorretta, sgradevole. Non ho letto parolacce né insulti, ma uno che dice ma se la prende sempre con me, mister, e per questo tu lo metti fuori rosa. Ma noi non ci siamo proprio fuori rosa, non sappiamo fuori rosa, fuori, non lo convochi per la partita e non lo convoca nemmeno per l'Europa, così, insomma, così è stata ricostruita dalle ricostruzioni, e tu ti ritrovi un allenatore che chiama un altro giocatore Leiva per dire parlaci tu, cioè non sembra essere proprio, come dire, Inzaghi padrone del rapporto con Felipe Anderson. Poi sono molto d'accordo con te, io credo che quel tipo di avvenimenti, soprattutto a scoppio ritardato, siano determinanti. Se uno va a vedere per esempio Adriano, Balotelli, cose diverse ovviamente, no? A uno muore il padre, all'altro ritorna quando diventa famoso, a Felipe Anderson c'è un fatto di cronaca nera molto traumatico. Io credo che si dovrebbe avere più attenzione verso un giocatore come Felipe Anderson, però io faccio un appello, faccio un appello, siccome secondo me è adatto al gioco del Napoli, se non lo volete noi lo prendiamo, insomma. E ormai allora non lo so, vabbè, anche a giugno, anche non a giugno. Va bene, adesso poi andiamo anche sul Napoli-Lazio, no, sulla partita. Mi permetto ora, perché prima come al solito ero in ritardo, per parlare della mia iniziativa a cui io tengo tantissimo, che è il laboratorio del piccolo gruppo. Allora, chiunque sia interessato a partecipare a questo laboratorio, questa sera il capitano è Nino, quindi va bene, può andare direttamente al sito per sapere un po' di cose, ma mandarmi il numero di telefono affinché io possa chiamare e prendere un appuntamento personale a Michele Plastino, @virgilio.it. Allora, detto questo, in attesa poi, ripeto, di entrare anche in contatto con la conferenza stampa di Di Francesco, andiamo un attimo a ping pong su Napoli-Lazio. Stavolta voglio andare a Napoli prima, e con una piccola provocazione. Beh, tu sai che il Napoli, anzi la città di Napoli è nel mio cuore. Sai che io, c'è stato questo gol straordinario, ma se tu mi dici che la partita del Napoli, adesso vedendo anche il secondo tempo, non solo il primo tempo, sia stata straordinaria, no, per me no. Cioè il Napoli per me non è stata delle migliori. Mi ha colpito molto, devo dire, la celebrazione della partita del Napoli, nel senso che il Napoli ha fatto partite tatticamente e spettacolarmente molto migliori, e anzi devo dire che come all'andata noi abbiamo sicuramente un credito con la Lazio, perché all'andata sei stato fortunato, perché a mio parere la Lazio almeno nel primo tempo è stata la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli, e senza i quattro infortuni probabilmente la Lazio avrebbe vinto contro quel Napoli, al contrario di quello che dice Sarri. Sono abbastanza, o comunque insomma, non si sa, almeno comunque sicuramente sarebbe stata una partita molto più difficile. Qui ci ritroviamo di fronte a una situazione che il Napoli tra l'altro vive molto raramente, nel senso che non dico che sono frutto del caso, 3 gol su 4, ma sicuramente, diciamo, una è una straordinaria disattenzione della Lazio, quasi ingenua. Gli altri due sono fortunati. Gli altri due sono due autogol, perché poco conta che uno è Wallace e l'altro è Zielinski, però sono due autogol, tra l'altro sul tiro più imprevedibile possibile, cioè quello di Mario Rui da una parte e quello di Calleon. Poi Michele, è fondamentale il pareggio all'ultimo minuto, all'ultimi due minuti del primo tempo. Quella è la partita. Sì, però se vai nel secondo tempo, finisci il primo tempo 1-0 sotto, allora no, poi io riparto, adesso siamo però passi. È anche vero, poi chiudo Vincenzo, no? Sì, è anche vero che tu ti ritrovi però con una squadra che sta nella settimana sua peggiore, il Napoli, perché Goulam si è rifatto male, si è fatto male il giorno stesso Chiriches, Albiol, insomma devi giocare con uno che non giocava dal Roma-Napoli dell'anno scorso, Tonelli. Sì, esatto, Roma-Napoli dell'anno scorso, tutti i 30 minuti di Roma-Napoli. Che tra l'altro è uno suo, perché Tonelli è Empoli. Va subito in svantaggio, la Lazio secondo me fa una partita da una parte molto bella, e bisognerebbe riflettere se, diciamo, il fatto che in entrambi i primi tempi, sia l'andata che il ritorno, la Lazio dà tutto e poi rientra spompata, quindi si potrebbe anche riflettere sul fatto che per andare contro questo Napoli bisogna spendere talmente tanto che poi è inevitabile che nel secondo tempo si prendano, insomma, magari batoste. E devo dire però la squadra si è dimostrata molto matura, perché voglio dire,
Sì, certo. Diciamo allo stadio c'era una sensazione di devastazione dopo il gol di De Vrij, che invece la squadra non ha dimostrato. E diciamo la partita è stata anche nervosa, tanti falli della Lazio. Ti fermo un attimo, Boris, perché tanto avremo modo poi di parlare, perché prima di fermarmi guardo Giuliano, perché Giuliano mi ha messo un tarlo da tempi non sospetti. Perché se io penso una cosa su questa Lazio, io la vedo stanca fisicamente, cioè come se avesse una flessione proprio sulla condizione fisica, sia col Genoa e sia soprattutto col Napoli adesso. Ne avevamo parlato già, è proprio non è un quello, tarlo no? Che tu mi hai messo. Noi diciamo sempre, però la prima mezz'ora abbiamo giocato bene, il primo tempo, la partita dura 90 minuti. Quando giochi a squadre come il Napoli, che per 90 minuti fanno quel gioco lì e ti mettono in difficoltà, tu devi correre e devi cercare di stargli dietro per 90 minuti. E secondo me la difficoltà della Lazio in questo momento è proprio quello fisico, perché sia col Genoa non ha dimostrato questa cattiveria per andare a vincere la partita, e il secondo tempo col Napoli forse è la prima volta che vedo la Lazio surclassata sul piano fisico, sul piano del gioco e sul piano mentale. Non c'è stata reazione. Allora, quando è vero che comanda la testa, non comandano le gambe, però quando tu fai fatica a correre, anche la testa non ti dà per quei te, segnali Vincenzo? Positivi. Ma sì, è indubbio che un calo fisico c'è nella partita. Poi il Napoli ti mette ancora più in evidenza queste lacune con il fatto che, sai, col palleggio, continuo possesso palla, ti fa correre e ti stanca. La Lazio è durata un tempo molto bene. Veramente molto bene. Io credo che in questo anche momento se Reina non fa una parata, poi bisogna anche dire questo. Sì, ma neanche il nostro. Sì, per carità, però insomma, però poi si parla sul di piano Benigno del Lazio... gioco, la Lazio sembrava più in vena. E... aspetta Vincenzo, non ti voglio bloccare, voglio riprendere con te, perché arriva sì. Un cartello, a prescindere che c'è un sacco di amici che gli mandano un sacco di messaggi molto lusinghieri. Li paghi? No, assolutamente no. Mi risponde. Ci fermiamo? Ci fermiamo, sì, andiamo in pubblicità, restate con noi. Restiamo ancora sul Napoli, Francesco, qualche aggiornamento? Qualcosa? Sì, perché pare essere sempre più calda la pista che porta Siqueira come possibile sostituto di Gulam. Il calciatore ex Atletico Madrid è svincolato da settembre e l'idea del Napoli sarebbe quella che porta ad un iniziale periodo di prova di una settimana, 10 giorni prima della firma eventuale. Sì. Cioè, vai sul account Twitter di Siqueira e capisci che non c'è nessuna speranza che possa... cioè un ex giocatore, insomma, sovrappeso. Ma infatti lo provano. No, io quando lo dico perché quando Gulam si è fatto male ho passato le 2 ore seguenti a piangere e a cercare svincolati. Il migliore mi sembrava Milic, ma Siqueira veramente, cioè, sembra Osvaldo quando vedremo. Cercava di giocare. Vedremo. La pista comunque sembra attendibile. Anche no, però fonte. Insomma, spero di no. Lui spera di no. Vincenzo, ti avevo interrotto prima parlando della partita. Volevo parlare di un singolo. Milinkovic-Savic, ha fatto un primo tempo da fenomeno vero. Questo è un giocatore, io credo in Europa in questo momento... Sì, ma non fare arrabbiare Gianfranco, a cui non è mai piaciuto. Lo so, pazienza. Non è che fa una bella figura se dici questo. No, ma per me è un fenomeno. No, è fissato con Milinkovic invece in senso buono da sempre. Da prima che arrivasse. No, ragazzi, attualmente è il centrocampista più forte secondo me d'Europa. Io dico sempre, Pogba 110, lui 111. Ma sì. No, ma poi un'altra cosa, ecco, se vogliamo dare una responsabilità in Zaghino, che mi duole pure solo pensarci, no, ma Caceres, perché Wallace lì e non Caceres? Oltretutto da quella parte c'era Insigne che pure... Caceres non gioca bene col Genoa, ragazzi. Io avrei un'idea più drastica per risolvere il problema del centrale di destra della Lazio, del città di destra della Lazio, giocare con la difesa 4. Felipe... Felipe che per me è buono. La difesa 4 che magari ti porta a partecipare con un po' più di giocatori all'azione e quando domini il gioco per 45 minuti a fare più di un tiro nello specchio della porta. E Marusic quindi largo dei 4 di difesa? O Marusic o Basta, non lo so. Ma Marusic non mi entusiasma, cioè è un buon giocatore, però siamo a livello di Basta. Per me i terzini sono uguali, sarebbe un po' più forte degli altri Lulic, ma mi sembra uno dei giocatori nelle condizioni fisiche peggiori. Insomma. È più sta meglio di forse Basta è più difensore se giochi a 4, non lo so, comunque per me dovrebbe cambiare qualcosa, cioè io vedo la Lazio
non so, probabilmente c'è anche un problema fisico, forse più per alcuni giocatori che per la squadra. Luis Alberto certamente è in un calo di condizione evidente, però non credo che sia solo quello il punto. Ti blocco solo un attimo, questo più dedicato a Francesco, sentiamo qualche attimo anche De Zerbi in diretta. Ha montato un po' la sua squadra dopo il 2-1. Sì, è venuta fuori la forza da Roma, abbiamo preso il primo e il secondo gol con due palle che le poteva prendere Dzeko per statura, di noi non c'era nessuno che poteva prenderle. Poi da lì un po' la convinzione, un po' il morale, un po' ancora non capiamo bene quando dobbiamo giocarla e quando possiamo indirizzarla in avanti. Hanno dato spinta alla Roma. Il primo tempo invece potevamo anche far più male di quello che abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato tante potenziali occasioni o addirittura anche occasioni. E lì dobbiamo essere sicuramente più cattivi. Buonasera mister. Buonasera. Diciamo che aveva detto prima della partita che avrebbe cambiato delle posizioni. Si è un po', in realtà qualcosa non è andata come lei aveva disegnato sul campo, credo. Un po' soprattutto la difesa sulla destra, insomma, si è sofferto parecchio. E, insomma, al di là di un primo tempo fatto, credo, quasi alla perfezione, poi nel secondo tempo insomma, sono uscite fuori parecchie cose che non andavano. Sì, primo tempo sulla destra abbiamo sofferto il fatto che Florenzi prendesse palle e guidasse la palla a 10 metri. Al di là dell'occasione di testa di Dzeko e la parata di Puggioni non abbiamo sofferto niente. Il secondo tempo parte col gol di Dzeko, giocata di campioni, perché comunque Under gli ha messo una palla in corsa di destro, piede contrario, in testa a Dzeko. E poi qualche palla in uscita l'abbiamo persa noi, abbiamo agevolato sicuramente dei giocatori che non hanno bisogno di essere agevolati, ma invece sulle posizioni in campo penso che siamo stati bene in campo. È chiaro che poi prendendo il 2-1 il morale, il nostro filo è sottilissimo e lì forse dovremmo migliorare, ma essendo ultimi è un carne che si morde la coda, perché gli spettri dell'ultimo posto, del distacco, vuoi o non vuoi, ci sono. Sì che ci sono. Gianfranco, una sola cosa proprio con te. Ma la campagna acquisti, no, del Benevento, ha senso? Sì, nel senso che fai venire la gente allo stadio per vedere dei giocatori nuovi. Da questo punto di vista è intelligente, è anche qualcuno che magari ha avuto una storia calcistica che gli avrebbe forse, se fosse stato più fortunato, permesso di fare meglio. Questo Sandro era un giocatore importante, insomma, poi ha anche avuto Sagna. Un sacco di infortuni. No, Sagna è un pretensionato, diciamo, però sì. Comunque è l'idea, Seguire. porti nella tua squadra un vice campione d'Europa titolare solo un anno e mezzo fa. Insomma, poi questo ha senso. C'è da dire che Pasquale Foggia, tra l'altro ex Lazio, è stato molto intelligente insieme a Vigorito, che tra l'altro ha molte disponibilità. Si sono spesi esattamente i 15 milioni di paracadute che avranno quando scenderanno, quindi diciamo che è stata comunque attenta al bilancio. E tra l'altro tre dei prestiti degli 8 nuovi arrivi si diventeranno riscatti solo in caso di salvezza, ed evidentemente insomma non accadrà. Non ci sei. Allora, prima di andare a Di Francesco, siamo da un momento all'altro, dobbiamo andare credo in conferenza stampa, sempre in questo ping pong, chiedo invece a Nino che impressione ha avuto della Lazio. Un primo tempo discreto secondo me, come diceva giustamente Boris, il portiere non ha fatto, Rena ha fatto, però teneva campo lei, però sembrava che potenzialmente il secondo tempo non c'è stato oggettivamente, è allarga di un po' su, dai, discreto. Discreto. Buono, molto bene. Sì, un buon primo tempo, però so che ti duole dirlo, ma no, sforzati, dai. Però questa meno di una settimana, no? Da lunedì a sabato, pochi giorni, la Lazio in classifica precipita,
precipita nella, dalla fuga, no? Per la Champions e va al quinto posto. Aveva già perso col Milan anche, sono tre sì, consecutivi. No, no, però dico, questi cinque giorni sono quelli proprio... Ma quella col Milan, quelli, però... Questa qua, sì, insomma, questa qua sono più clamorosa. Ecco, qual è il pericolo ora? Lo chiedo in questo caso ad entrambi. No, ma pericolo no, perché è chiaro che la Lazio sa riprendersi sicuramente, si riprenderà. E la fortuna è che si rigioca subito in Europa League e poi comunque c'è Lazio-Verona che... Sì. Comunque è un turno abbordabile. Poi sì, sono tutte partite. Però è la partita peggiore, adesso... perché se sì, vinci. Però è meglio niente. Giocare quando sei in difficoltà, è meglio giocare col Verona che beccare, che ne so, la Juventus sì, certo. O le altre squadre. O il Napoli. O il Napoli. Per cui certo. Sì, ha un turno di campionato. Sì, l'unica cosa sì, abbiamo detto fino adesso che c'è un problema fisico, no? Che comunque la Lazio è, sembra un po' in calo. Detto mi sembra il secondo tempo, indubbiamente, era squadra dato segnali da questo punto di vista negativi. Adesso c'è il doppio. C'è la partita dell'infrasettimanale e poi c'è comunque la partita di campionato. E sono tutte partite che la Lazio si deve giocare al massimo. Bisognerà capire a che tipo di turnover farà Inzaghi, perché l'ha potuto fare nel girone in maniera importante, perché avendo, essendosi qualificato dopo quattro partite, poi ha potuto adesso gestire la devi giocare, due. Adesso la devi giocare. Questi poi cali... attenzione che comunque Juventus, Napoli e Lazio hanno avuto tutti diciamo dei problemi post sosta, perché inevitabilmente quando hai l'Europa League o la Champions probabilmente ti tari anche per entrare in forma più tardi, quindi potrebbe essere anche che Inzaghi alla fine voglia giocarsele le sue opportunità in Europa League. Io non, francamente non vedo questo problema fisico come il problema principale, nel senso che poi negli ultimi 20 minuti, 25 minuti la Lazio era una squadra completamente sbilanciata, con troppi attaccanti in campo, senza Lucas Leiva, con un centrocampo bucato contro una squadra che fa del possesso palla la sua arma migliore. È chiaro che non la prendevano mai, ma non perché non correvano, perché erano messi male in campo. Io vedo più un problema di bisognerebbe studiare delle variazioni di gioco. Cioè, mi sembra una squadra il cui gioco d'attacco è diventato un po' troppo prevedibile, troppo uniforme. Se a questo aggiungi anche il fatto che dopo l'infortunio comunque Immobile non è più stato sì. Ai livelli di efficacia precedenti, è chiaro che diventa un po' difficile, insomma. Io credo che bisogna cercare il modo di sfruttare quelle armi che tu avevi e che non hai potuto sfruttare nella prima parte del campionato, a partire da anche Felipe Anderson. Anche perché se stanno tutti bene contemporaneamente... Devi fare delle scelte, devi anche sì. Cambiare il sistema di giocare, secondo me. Ci aveva sempre giocato fermi tutti Di Francesco. Volevo chiederle se prevale più la preoccupazione per la prima ora, primo tempo della Roma, o la soddisfazione di aver recuperato il quarto posto e quindi anche con tanti gol? No, se dobbiamo analizzare la gara, la analizziamo per i 90 minuti e ti devo dire che all'inizio aver preso il gol, non dico a freddo ma quasi, sicuramente non ci ha aiutato. Poi con una squadra che devo dire che è venuta qui a Roma a giocare in maniera anche sbarazzina, con la capacità di giocare, si vede che hanno un'idea, un'identità di gioco, lo sapevamo. Abbiamo sbagliato qualcosina nelle aggressioni e nelle posizioni, specialmente magari dietro l'attaccante, in cui eravamo poco bravi ad andare a recuperare palle immediatamente. Mentre nel secondo tempo ho cambiato qualcosina e devo dire che la squadra ha espresso meglio quello che volevo, è stata un pochino più veloce nella manovra, ha giocato nettamente più in verticale ed è quello che abbiamo provato in queste settimane con questo nuovo sistema di gioco. Per quello non un buon primo tempo, ma un ottimo secondo tempo. Domande? Qui. Prego, qui e poi qui. Ciao Sebbio, è chiaro, hai detto già su questo primo tempo non è stato buono. Due parole invece su Under, un giocatore che segna a Verona, oggi fa due gol, un giocatore che si sta, secondo te, posizionando in un futuro da titolare, anche se ha 20 anni, però mi sembra che ha la giusta personalità. Ha le giuste caratteristiche, poi la personalità secondo me è una cosa che si acquisisce un pochino più col tempo, però devo dire che è un ragazzo che è arrivato qui da un calcio totalmente differente, avendo fatto solo un campionato di Serie A in una squadra turca, e in questo momento sta lavorando veramente tanto anche a livello individuale, questo lo sta portando a dei risultati importanti. Devo dire che si muove molto meglio con la squadra, quello che non faceva prima, capisce un po' più quello che gli dice il mister in italiano, magari ancora non lo parla bene.
e devo dire che i risultati si stanno vedendo. Poi ha delle qualità tecniche e fisiche importanti, e non sto qui a dirle io, se no non l'avremmo sicuramente preso alla Roma. E questo sta a significare che i giudizi affrettati non aiutano nessuno. I ragazzi giovani vanno aspettati. E noi in Italia aspettiamo, detto anche in precedenza, già poco quelli italiani, figuriamoci gli stranieri. E lui è uno di quelli che sta arrivando. È normale che deve continuare a lavorare con l'umiltà che ha lavorato, con cui ha lavorato fino adesso. Buonasera mister. Lei prima alle televisioni ha detto di essere infastidito dai due gol presi. Io la voglio far ritornare proprio su questo argomento, perché con la partita di oggi, nelle ultime 8 gare la Roma ha preso ben 9 gol, nelle prime 16 partite di campionato ne aveva prese solamente 11. Come spiega questa fragilità difensiva della sua squadra? Hai detto la verità, perché è una cosa che veramente mi ha dato più fastidio di oggi. Già non dico tanto il primo, che c'è stata una deviazione, magari un'occasione si può creare, ma il secondo gol, quando sei in vantaggio per 4-1 e hai tutto a tuo vantaggio, siamo stati superficiali in quello che abbiamo fatto, e questa cosa mi fa letteralmente, non dico la parola, arrabbiare. Su questa cosa ci dobbiamo lavorare, ci stiamo lavorando, dobbiamo migliorare. Sicuramente i meccanismi di un 4-2-3-1, un 4-2-4, come poteva più sembrare oggi, vanno migliorati in fase difensiva, avendo anche Gerson in più in mezzo al campo, che magari io ho utilizzato a volte più come più attaccante o mezzala che come mediano. Dobbiamo migliorare determinati meccanismi, perché la squadra, specialmente nel primo tempo, si è spaccata troppo spesso. Sembrava, capito, una partita attacco contro difesa, e questo noi non ce lo possiamo permettere se vogliamo competere, arrivare a, sia in Champions e far bene poi in Champions. Lavoreremo per migliorare questo aspetto. Però ben vengano queste due vittorie consecutive che ci ridanno forza, morale, e i gol in particolar modo, che secondo me dal punto di vista mentale oggi ha fatto sbloccare diversi giocatori. Prego. Salve mister, volevo tornare sul primo tempo, che ha detto che non le è piaciuto, giustamente. Siccome la storia si sta ripetendo qui all'Olimpico, sia con l'Atalanta che con la Sampdoria, la Roma ha avuto un approccio sbagliato. Ecco, questo dipende da che cosa? Da un atteggiamento psicologico, tattico? Guarda, come mai? Sicuramente la prima cosa che ha detto il mister è quella di partire bene, forti, in aggressione, di non concedere niente agli avversari, perché siamo negli ultimi periodi partiti male. Però dire, tra il dire e il fare, spesso c'è di mezzo il mare. A livello psicologico, alla prima occasione abbiamo preso gol, e questo ci ha un po', tra virgolette, smontato. Secondo me invece siamo stati bravi a non perdere la testa, avere pazienza e continuare a cercare di fare determinate cose, fatte molto meglio nel secondo tempo come qualità della manovra. Però fortunatamente le partite durano 90 minuti, ci sono squadre che fanno mezzo tiro in porta e stanno magari più su e vincono le partite, e noi invece, che creiamo veramente così tanto, a volte ci serve qualche tiro in più per fare gol, e anche oggi mi sembra ne abbiamo fatti diversi, però i gol oggi fortunatamente sono arrivati. Posto? Grazie. Niente, grazie a voi. Allora, intanto abbiamo risolto un problema che era nato prima con Scarnecchia sulla posizione di Perotti. 4-2-4 ci sembra la soluzione ideale. Scusami, vengo da te perché mi sembra che sia stata una botta. Scusami, però 4-2-4 no, perché Perotti non faceva la seconda punta nel primo tempo, non trovava posizione, faceva confusione. No, ma l'ha detto una cazzata. Sì, vabbè, c'era 4-2-3-1. Era 4-2-3-1, in cui Perotti faceva fatica a trovare la posizione. Però siccome se ne andava a sinistra, per questo lui ha detto. Sinistra, non andava al centro, cioè se avesse fatto la seconda punta, ma invece lui stava dietro. Sì. Stava dietro. Dietro a sinistra. Dietro da un po' a centro-sinistra. Difatti nel secondo tempo, fin dall'inizio, ha spostato Perotti a sinistra, no, e alternava il Shaarawy e Gengis Under come sottopunta rispetto a Dzeko. Non era 4-2-4. Credo che volesse giustificare un po' la confusione del ruolo di Perotti. Sì, esatto, era quasi un 4-2-3, allora, nel senso che i tre erano quasi sempre davanti a lui e stavano tutti oltre. Tra l'altro adesso un po' lo vedremo. Ti chiedevo una cosa, perché mi sembra che lui abbia dato una frecciatina a Spalletti. Perché qual è la squadra che fa meno tipi? Perché la Lazio, certo, non lo può dire, e poi sta dietro. Davanti Juve e Napoli, non credo. Qual è la squadra che fa meno di rimporta, eccetera, e poi sta davanti? Vuoi rispondere tu, che sei molto amico di Spalletti? Beh no, io Spalletti non tanto stiamo vedendo le immagini. Lo considero come allenatore un buon allenatore. Non lo stimo come persona, perché anche per le dichiarazioni fatte in settimana, c'è un allenatore che ancora parla della Roma e se ne esce dicendo
Totti non corre, non correva e la squadra era depressa perché Totti non correva. Cioè io solamente uno che fa una dichiarazione del genere, per no, me attento io... però, non è una dichiarazione. Come no? Il giornalista del Corriere della Sera che ha riportato... No, hanno era una chiacchierata che faceva vabbè, così. Vuol dire che lo pensa Michele. Vabbè, ma vuol dire che i tifosi in quel momento lo provocavano sull'argomento. Secondo te è possibile che Totti, tu dici che Totti non posto. Corre e che i giocatori si lamentavano, che Totti non ha fatto mai giocare, dice no, sai... giocava 10 minuti, chiaramente una provocazione di un batti e ribatti. L'allenatore è una cosa, l'uomo è un'altra, è come nella vita, le persone, il proprio lavoro sono una cosa, come uomini possono essere in effetti ti ho provocato perché so che non lo abbi no, molto perché ovviamente lo fa apposta perché sì lui poi in questo cioè lui è un... lui cerca il nemico no, ma io una domanda volevo fare soprattutto ai ex calciatori: com'è possibile che Roma e Lazio in particolare abbiano attraversino momenti di crisi nei quali non si vince? La Roma l'ha attraversato, forse li sta riprendendo, la Lazio lo sta avendo adesso, la Juve non ce l'ha mai questo momento. Ma come mai? Perché la Juve non credo che sia solo un discorso di giocatori. Beh, anche più forte, questo è un discorso che si fa a Roma dal 1928 dall'anno dopo in cui non è solo una questione di giocatori, dico io, secondo me, questo è anche di società, che Napoli, società, mentalità, giocatori, possibilità economiche. La Lazio ha vinto quando c'era l'Italia. Scusatemi, stiamo vedendo anche delle immagini. Ma perché questa rabbia di Dzeko dopo il gol? Proprio rabbia dopo il gol? Ha segnato poco, perché è stato criticato molto dai tifosi, anche dai suoi tifosi. Questo è il quinto gol da ottobre, novembre, dicembre. Beh, ma non dovrebbe essere un momento di esultanza. Ma l'hanno pure trattato come un pacco postale. 5 gol in 4 mesi e mezzo. L'hanno pure trattato come un pacco postale. Sì, bisogna vedere lui come ha preso questo fatto che vado via. Lo volevano dar via. Lo volevano dar via. Esatto, ha dovuto riconfermarsi da solo. Cioè, ha fatto una proposta irricevibile da parte del Chelsea. Cioè, assurda. Io fossi un tifoso romanista, fare cori su Dzeko, perché insomma se l'avessero fatto con noi altri giocatori o anche contro la società fatto una statua. Che l'ha fatto stare sui giornali per un mese, va via senza una dichiarazione. Ma il problema è quello, che Lazio e Roma non programmano. Napoli ha programmato 2 anni e mezzo, non è che ha programmato 10 anni. La società Dzeko l'avrebbe venduto. Sì, è certo. È chiaro quello che avrebbe voluto fare. Quindi secondo voi lui com'è? Come sta? È contento? Cioè, la società saresti stato contento, Vincenzo? Io da andare al Chelsea se la società ti avesse messo per un mese in vendita vai di qua di là e poi alla fine non ti vendono, tu come uscivi fuori da questo mese? No, ma è chiaro che lui ha subito molto E allora, però pensa alla forza di Dzeko, ha potuto rinunciare a 7 milioni e mezzo, no, gli ha potuto chiedere 7 milioni sapendo che non gli davano, perché tanto comunque qua sta bene uguale. Eh sì, certo. La squadra prende 4 e mezzo, appunto. E gioca a calcio, che magari gli piace anche. Magari nella Roma è titolare. Qua 4 e mezzo. Voglio vedere se Chelsea. Lì c'è la Morata. Conte era difficile. Allora, solito ping pong. Torniamo adesso a Napoli-Lazio. Sentiamo quello che ha dichiarato. Cominciamo a sentire quello che ha dichiarato sulla partita Sarri. Tempo siamo entrati in una partita fisica che era più favorevole a loro, abbiamo mandato spesso la palla da troppo lontano, quindi la partita è venuta fuori sulle seconde palle, loro di grande fisicità, e quindi l'obiettivo del secondo tempo era quello di tornare a far valere sulla partita la tecnica in velocità, in cui potevamo avere qualcosa più di loro, e i ragazzi sono stati bravissimi a farlo. Nel primo tempo probabilmente c'erano anche fattori extra partita e ci hanno un po' pesato addosso. E due giorni, a noi l'infortunio di Gula mi ha fatto male dal punto di vista morale, emotivo. Stamani si è fatto male Kiris, per fortuna roba di lieve entità. Quindi sembrava una delle situazioni pesanti, e probabilmente unite al gol subito all'inizio hanno un po' innervosito la squadra e ci hanno fatto perdere lucidità, e i ragazzi sono stati bravi a ritrovarla dopo. È un tentativo di andare in profondità, attaccare la linea su un passaggio di un secondo è molto più difficilmente difendibile che su un passaggio in cui la palla sta in aria 3 secondi.
e questo ci ha innescato anche un problema secondario, che non essendo una squadra abituata a andare sulle seconde palle in questa partita, giocando troppo da lontano questo tipo di giocate, e ci costringeva ad andare sulle seconde palle. E le seconde palle spesso sono palloni che si vanno a conquistare per aggressività e per fisicità, e in quello forse la Lazio c'è superiore. Allora, però ha detto che gli infortuni avevano pesato un po' psicologicamente, all'andata non aveva detto la stessa cosa, perché gli infortuni non erano della Lazio. No, ma perché non giocavano. No, vabbè. Non erano i suoi. Quando no, lui si sono fatti male i giocatori. Però ragazzi, una situazione diversa, scusami. Cioè, nel senso, quelli erano infortuni dentro la partita, cioè sono proprio due cose diverse. Appunto. Dentro la partita, questo era un problema psicologico di infortuni precedenti alla partita. Sì. No, ma voglio dire, poi ha detto una cosa, era peggio allora, però ha detto una cosa. Era peggio, però sono due cose diverse. Non sono convinto, perché Ghoulam è uno dei centri, uno dei leader dello spogliatoio. Ma Lazio se fece male in quattro. Aveva dimostrato, no, ma sulla singola partita, però nel momento in cui Ghoulam deve stare fuori probabilmente un altro mese e mezzo, e voglio dire, se andate a vedere le interviste, Mario Rui, Boris, che dovrebbe essere quello di Napoli-Lazio, di Lazio-Napoli, il centrale della Lazio è Leiva. No, ma quello l'ho già detto io. Io ero allo stadio e, e quando ho visto gli infortuni ho detto la vinciamo, ma prima avevo detto la perdiamo. Quindi dico, sulla singola partita ok, però dovete pensare che il Ghoulam che si rifà male in quella maniera è una batosta per il gruppo, sì, enorme, sì, soprattutto alla luce del fatto che poi prende un gol dopo tre minuti, uno dei migliori esterni sinistri, cioè non credo che lui Sarri ha detto una cosa, ha detto una cosa chiaramente sensata, ha detto la velocità nella tecnica o la tecnica nella velocità, fate voi, e lì la differenza fra Napoli e le altre squadre, perché il Napoli gioca, fa quelle cose che poi tutti sappiamo, lo sappiamo che o Caleon taglia oppure va sempre a scavalcare il difensore, lo sanno tutti, certo. però lo fanno talmente in velocità che fregano più. Poi lo fanno 100 volte durante la partita, che prima o poi è inevitabile che può capitare un momento di disattenzione. Dicevo prima con Giuliano che il gol di Caleon, ok, arriva a fine primo tempo su una punizione, può essere una distrazione, ma la fa quel taglio Insigne lo fa 3-4 volte nel primo tempo, ok, poi ci sono le occasioni sprecate, sbagliate, però è proprio nel DNA del Napoli. Assolutamente, lo so che mi guardi così, lo so. Ogni tanto ci provo a darti qualche indicazione sotto banco. No, ci fermiamo. Prima di ritornare a parlare di Napoli-Lazio, Francesco, un tuo intervento a proposito dell'attacco della Roma? Possibile? Sì, esatto, perché abbiamo i numeri degli attaccanti della Roma nelle ultime, diciamo, partite, negli ultimi mesi, con il Shaarawy che ha fatto un solo gol nelle ultime 9 partite, Perotti che non segna dal 18 novembre, Under invece ha fatto 3 gol nelle ultime 2, il primo a Verona appunto e poi oggi la doppietta con il Benevento, Dzeko 5 gol nelle ultime 17 e oggi la prima rete di De Frel con la maglia della Roma in stagione. Vi chiedo, ma chi ha segnato la Roma in questo periodo? Cioè, ce l'ha segnato nessuno. Integrazione, mi sono dimenticato di dire la prima in pubblicità, ti chiedo scusa se non te l'avevi detto prima, che Dzeko è il giocatore che tira di più in tutta la Serie A, cioè non c'è un giocatore che in Serie questo A tira... è però grave sulla sua, per questo giudicare la sua qualità realizzativa. Che poi Michele si è visto proprio Dzeko che doveva tirarlo lui il rigore, ha preso il pallone e lo ha dato a De Frel. Dopo tutto quelli rigori che ha sbagliato, secondo me lui l'ha preso. Io pensavo che lo doveva tirare lui, poi adesso sul 4-2. Pensavo pure che invece lo tirassero. Un attimo ancora, avevamo detto, torniamo un secondo su Napoli-Lazio, per chiedere un po' a tutti la classifica. Che succede e quali sono le vostre favorite, Gianfranco, nella corsa? Sai, non è che posso cambiare ogni settimana. però cambia molto. Sì, cambia la classifica, però siamo lì. Però cioè... Gianfranco, cambia molto in questa settimana, perché la Lazio perde 2 partite, una col Napoli, l'altra col Genoa. Sì, anche l'Inter ha perso in casa con l'Udinese, la Roma ha perso in casa con l'Atalanta, ha perso con la Sampdoria, cioè voglio dire sono... Ma prima però. Sì, ma siamo lì, nell'ultimo mese siamo qui. Cioè io ripeto, per me è più o meno, per combinazione questa sera è la classifica che io penso sia così dall'inizio del campionato. C'è un intruso, cioè che Inter e Roma sono un po' più forti della Lazio come organico, come tutto, poi magari non come gioco, però come organico sono più forti, per cui questa per te la classifica finale? No, potrebbe essere. Penso che sia ragionevolmente la più vicina
per quanto riguarda il terzo e quarto quinto posto, insomma, e poi continua a pensare che la Juve vinca il campionato. Per te, Vincenzo? Allora, io inizialmente avevo pronosticato la Lazio quinta perché pensavo Juve, Napoli e Roma facessero meglio e pensavo che anche l'Inter, insomma, con tutto quello con Spalletti. Dopo il campionato, fino a due domeniche fa, ha detto il contrario. Parlo delle tre che quindi giocano. Sei confuso. Sì, a questo punto, allora, se la Lazio in questa parte di campionato, sicuramente la Lazio ha giocato meglio di Inter e Roma. Sì. Se la Lazio riuscirà a riprendere il cammino, ha la possibilità di arrivare terza, altrimenti può arrivare benissimo quinta. Però scusami, mai come questo... scusami Michele, no, volevo dire una cosa, sennò sembra che cioè, mi sono sbagliato molto anch'io prima e adesso non è che correggo, ma io pensavo che il Milan potesse arrivare quarto davanti anch'io, a Roma e Lazio, anch'io, insomma, e sicuramente quinto davanti alla Lazio, per cui poi dopo il campionato sì, cambia sì. Quelli che sono non i volevo essere cattivo però... Giuliano, secondo te che sostegno adesso di quale tipo di sostegno avrebbe bisogno la Lazio? Ma sostegno, secondo me, ha bisogno di concentrarsi, perché la Lazio fino alla settimana fa era quella che giocava meglio, la più bella. In una settimana invece sembra che abbia perso tutto, non è così. Loro devono essere bravi a stare lì, concentrarsi su quello che devono fare, perché adesso rinizia la Coppa, e pensare solo a giocare, perché quando la Lazio è arrivata terza c'è stato un certo punto che si sentiva un po' forse può riprendere il Napoli, la sì. Juve, cioè, secondo me è troppo presto, si è pensato che già quelle dietro erano staccate, che la Lazio adesso poteva veramente dar fastidio a Juve e Napoli, che sono due corazzate. Secondo me hanno sbagliato in quel, a livello di testa in quel periodo lì. Quello che ha fatto la Roma praticamente. Sì, questa sensazione io l'ho avuta nei cambi contro il Genoa. Cioè, a un certo punto Inzaghi nel secondo tempo stravolge completamente la squadra, toglie Leiva, mette Luis Alberto dietro, poi toglie Marusic e mette da quella parte contro l'Axalt che era uno dei migliori, ci mette Felipe Anderson, tanto è vero che lì la Lazio poi mette Patrick. Cioè, nel secondo tempo mi è sembrato troppo sicuro di sé, poi magari è una sensazione. Che dici, sì, Vincenzo? No, stavo seguendo quello che diceva Nino. Cioè, lì ho avuto l'impressione, ok, che forse la Lazio invece magari era, quella è una partita difficile, una partita, lui l'ha un po' sottovalutata, ha sì. fatto un po' di cambi. Lui non si accontentava di pareggiare. No. Invece lui ha detto il contrario. Poi l'ha detto. No, invece lui ha detto quello. Secondo me lo dice proprio perché si rende conto di aver sbagliato, ha ragione perché Nino. Perché cioè, quella è stata una partita... Okay, ma giustamente... chiunque non si sarebbe accontentato del sì. Genoa, non è che voglio fare di pezzi. Se deve rischiare, rischi con Genoa. Però attenzione, che cosa, però lui... che cosa fa? Roma che fanno lui toglie Leiva, che comunque abbiamo visto nella Lazio è veramente un giocatore fondamentale. Ma cioè, sei saputo solo... perché l'ha tolto anche ieri? Perché ieri per Beppe non farlo buttare fuori, okay. Perché c'erano state parecchie ammonito, ha fatto un po' però... fatto un fallo a centrocampo con quel rischio. Però scusa Michele, l'inesperienza conterà anche un po' per Inzaghi, eh? Non è che Inzaghi improvvisamente adesso è diventato Ferguson o Mourinho, cioè è il primo anno che sta in Serie A. Voglio dire, qualche errore lo può anche secondo me, a livelli degli errori può fare qualche errore anche lui, fatto un'idea, e poi secondo me paga il calo, come diceva Teotino prima, il calo di Immobile, che secondo me è fondamentale quello, eh. È chiaro che la Lazio, la cosa che mi stupisce non è tanto i cambi, perché i cambi uno cerca di cambiare la partita, di vincerla o di recuperarla anche disperatamente come ieri, magari appunto sacrificando un giocatore perché teme la squalifica, eccetera. Però io mi ricordo che l'anno scorso lui cambiava giocatori e sistema di gioco, cioè sì. adeguava immediatamente il sistema sì. di gioco ai giocatori che è faceva entrare. È andato troppo bene con questo modo. Quest'anno non lo cambia più, e per me questo è l'errore. Per me lo cambia, perché siccome io invece lo ritengo però non l'ha cambiato. Cioè, è giusto far entrare Felipe contro il Genoa, ma non a fargli marcare l'Axalt. Devi risistemare la squadra. Però quello che lui fa, perché lo mette esattamente a destra, tant'è vero che lui questo lo faceva. Lui quando cambiava, che ne so, entrava Felipe Anderson 4-3, si metteva la difesa a 4, cercava di cambiare a seconda dei giocatori. Quest'anno giustamente, anche perché quando una squadra gioca così e è terza, ragazzi, stavamo parlando fino alla settimana fa, dice quel gioco non lo vai a snaturare, però metti Felipe Anderson come quinto, è chiaro che non c'era problema. Basta una partita, ragazzi. No, vabbè, però voglio dire, aveva giocato talmente bene che
che era difficile in quel momento pensare di cambiare. Per me, in relazione a quello che diceva Gianfranco, probabilmente lo fa. Quello di Anderson non potrebbe essere anche la volontà in quella circostanza proprio di bloccare mettendo Felipe Anderson e non far scendere più l'assalto? No, lì voleva vincere la partita. Appunto. Sì, ma non sì, voleva che attaccasse, poi pretendeva che quello attaccasse e difendesse. Sì, questo diceva. Dovrebbe conoscerlo, però, l'ha fatto per una o due partite. Poi però l'ha fatto bene, insomma, cioè, voglio dire, se tu dici a un giocatore fallo per 30 minuti, come quando hai Saidi dice cambia fascia a sinistra, è tremendo, ma per 30 minuti ce la fa. Cioè, voglio dire, il problema è che se lui ha fatto il fenomeno, un po' come dici tu, si è sentito terzo quando ancora non era terzo, però è... No, ma non lui, io non parlo di in generale l'ambiente, tutto il contesto. Però tutto il contesto è troppo, cioè, troppo belli, troppo bravi, troppo no. Quello che dice di Parolo, nel calcio, però, invece bisogna sempre ragazzi, mortale è stata Lazio Genova da questo punto di vista. No, ma ieri Parolo, in un periodo in cui altre due sì, questo però accadeva pure per un po' contestualizzare, in un periodo in cui l'Inter ha vinto oggi una partita, non vinceva dal primo di dicembre col Chievo, la Roma ok viene da due vittorie, ma la Roma pure nell'ultimo periodo ha vinto una partita, è tornata alla vittoria dopo 48 giorni, cioè, quindi questo credersi forte del terzo posto era avvalorato da quello che facevano Inter e Roma. Nel calcio non puoi vedere quello che fanno gli altri, nel calcio devi vedere come lavori tu tutti i giorni durante la settimana e quello che succede. Secondo me è stato proprio nell'ambiente che pensavano le altre due vanno così, noi siamo fortissimi, bravi, tutto quanto, ormai siamo ai terzi. Nel calcio si parte sempre da 0-0 il lunedì e poi addirittura tre partite così consecutive, cioè potevi prevedere quella col Genoa. I tre punti in più li davi, poi col Milan puoi anche perdere e non pensavi di perdere. Però non scordiamoci che il Milan tu la perdi anche perché riescono a dare quel gol a Cutrone. Sì. Cioè, voglio dire, la Lazio è anche la squadra che più è stata penalizzata dagli arbitri. Voglio dire, secondo me l'unica partita tu sei in linea con i tifosi ormai con questa pace che no, però l'unica già da tre anni, no, tra le due tifose. L'unica partita che ha veramente sbagliato, secondo me, Inzaghi è Lazio Genoa. Poi per il resto. Però poi lì prende il gol all'ultimo minuto, vedi la fortuna. Oggi il Genoa rivince all'ultimo minuto. La fortuna poi fa parte della vita. Cioè, due partite il Genoa le vince all'ultimo minuto. Sì, ma poi fortuna e sfortuna poi alla fine, perché anche la Lazio a Genoa con la Sampdoria ha vinto all'ultimo, cioè quello non è il calcio, è questo. No, io parlavo del momento della Lazio. Ci sono momenti due partite positivi, momenti negativi. Questo è un momento negativo, è indubbio, ma che nasce, guarda, il segnale, perché finora non erano andate le cose mai da un punto di vista della fortuna. Nasce dal Genoa più che dal Milan, che è il segnale che gli segna Pandev. Quello è proprio un segnale, sì. Arriva lui, Lamberto, che ci porta un po' di sorrisi, un po' di... Tu dici? Sì. Vediamo se sorride, sono convinto. Andiamo al bar? E che bar? The Bramble Bar and Kitchen. Allora, attenzione, The Bramble Bar and Kitchen, a due passi dalla stazione Termini. Un delizioso ristorante e cocktail bar dove rilassarsi, sorseggiare ottimi cocktail, birre o vini e gustando delle gustose delizie culinarie, piatti tradizionali italiani e alcuni piatti tipici internazionali rivisitati dallo chef. E insomma, un'oasi perfetta dove trascorrere una piacevole serata in un'atmosfera accogliente e confortevole. The Bramble Bar and Kitchen, aperti tutte le sere e dal lunedì al venerdì anche a pranzo, in via Vicenza 40, via Vicenza 40. Allora, stiamo parlando di Lazio, stiamo parlando di Inzaghi, allora io lo andrei un attimo a sentire. Penso che non c'erano state avvisaglie, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e probabilmente non abbiamo assorbito il gol di Caleon. Le due ammonizioni si sono fatte sentire in due giocatori molto importanti per noi. Spiace perché abbiamo giocato un grandissimo primo tempo dove avremmo meritato probabilmente il raddoppio, perché colpo di testa di Parolo,
Immobile fermato, lanciato rete che era regolare, l'incursione di Milinkovic, e Napoli era in difficoltà, però Napoli è stata più squadra di noi perché ha saputo soffrire e poi ci ha colpito quando ci doveva colpire. I primi tre gol sono tre gol che dovevamo assolutamente evitare. Ma sai, la squadra dopo un primo tempo così ha fatto un ottimo primo tempo, insomma. Però vai a vedere il risultato, hai perso 4-1, hai preso 4 gol, hai perso una partita importante, c'è del rammarico. Come ho detto prima, il secondo tempo non siamo scesi da squadra, mentre il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però abbiamo perso una partita importante e adesso dovremo essere bravi già da giovedì a ripartire nel migliore dei modi perché ci aspetta un 16° di finale di Europa League. Penso che quanto riguarda il modulo, quest'anno penso che stiamo facendo ancora meglio rispetto allo scorso anno perché abbiamo vinto una Supercoppa, siamo ancora tuttora terzi in classifica, siamo in semifinale di Coppa Italia. Siamo nei 16° di Europa League, è normale che 3 sconfitte consecutive non erano mai capitate. Adesso dovremmo essere bravi ad analizzare. Non penso che sia problemi di moduli, è un problema che probabilmente fisicamente stiamo bene perché abbiamo fatto ottime partite, i dati sono buoni. È normale che in questi primi 6-7 mesi abbiamo pedalato a velocità altissime. Adesso dovremmo essere bravi a recuperare forze e energie perché ci aspetta un tour de force de partite e dovremmo cercare di ripartire nel migliore dei modi. E lo dice, abbiamo pedalato velocissimi, quindi questa era la preoccupazione che riguardava della condizione. Mi stava segnalando, io non posso sempre vedere i messaggi, che stanno arrivando parecchi messaggi in relazione... Sì, ti attenzionavano a proposito forse di alcune problematiche che ci sono state a Napoli, ma non tra tifosi credo. No, si riferivano a un trattamento, insomma. Forse hanno avuto qualche problema con le forze dell'ordine, sì. Però allora magari dei problemi hanno fatto aspettare molti tifosi laziali all'altezza di Caserta per controlli e per evitare incontri. Puoi verificare anche un po' di più. Noi erano gemellati Lazio. Non sono gemellati, non esagerare. No, non sono gemellate. Già io ricordo ancora 100 passaggi un po' di tempo fa, avevo detto che c'era di nuovo una possibilità di incontro, di connubio, eccetera. C'è stato un atteggiamento molto, molto bello da parte dei tifosi laziali ai tempi di Ciro Esposito. Esatto, quello. È Ciro Esposito che ha creato solidarietà. La solidarietà su Ciro Esposito. Ma ieri qualche fumogeno dalla Curvaglia è arrivato. Vabbè, adesso ragazzi. Quello credo che siano però dinamiche interne della curva napoletana, nel senso che da Verona in poi hanno ricominciato a buttare fumogeni, probabilmente legati a soliti biglietti gratis, territorio, perché De Laurentiis è territorio di curva, ha insomma chiuso tutti i rubinetti con quel tipo di realtà e quindi chiaramente escono striscioni telecomandati. Allora, abbiamo sentito Inzaghi, qualcosa da aggiungere sulle dichiarazioni di Inzaghi? Oltre a questo fatto però stanchezza. Lui ha detto che hanno fatto buone partite, stanno bene, però sono 7 mesi che pedalano alla gara. Tu non sei molto d'accordo sulla stanchezza? Non l'ho vista. Il primo tempo di ieri c'era una strapotenza fisica della Lazio e semmai la squadra stanca sembrava molto più Napoli. Si stancava nel secondo tempo. Ma alla fine, per me non era stanchezza, era squilibrio. Una volta che sono preso questa sventola nel primo quarto d'ora del secondo tempo, la Lazio non era più in partita, era squilibrata, gli altri facevano bene possesso palla, era demotivata la Lazio, cioè Milinkovic Savic è sparito nel secondo tempo, si è più visto, non perché era stanco, perché che poi non è la prima volta che sparisce, tra parentesi. Ogni tanto fortissimo, però spesso meglio averlo che non averlo. Ieri sparisce perché fa un primo tempo pazzesco e perché nel secondo Jorginho e Allan entrano, che probabilmente hanno un motorino nascosto nei pantaloncini, perché insomma lui fa veramente quasi tutto da solo. Io ho visto un campione straordinario, cioè veramente me lo sogno la notte, nel magari senso... ce l'avessimo. Vuoi pure lui? La Lazio devo essere sincero, è la squadra che a me ha più colpito in generale, sia contro il Napoli sia in generale, come e secondo me Inzaghi, se è vera questa
storia per cui potrebbe essere il successore di Allegri alla Juventus. Ma neanche se lo vedo scritto. Secondo me sarebbe un'ottima scelta. Le voci da lì ci sono però, sì. Tu ne sai qualcosa, Gianfranco? No. Ma ragazzi, no. Io qualcosina so, diciamo. Sì, io qualcosa arrivava, poi sai, no. Calciomercato è anche tanta invenzione per tantissimo tempo. Allora chiudiamo un attimo qui su Inzaghi. Ma io tu che sei non decide mai prima sugli allenatori. Oltretutto. Vabbè, e quindi ci hai risposto. Tu che sei giovane allenatore, che passa per la testa adesso a Inzaghi, secondo te? Mo più che i giocatori, quello in difficoltà è lui, proprio per questo motivo, perché come dicevamo prima, cambiare o non cambiare, dopo che hai fatto tanti mesi in un certo modo e sei andato bene, adesso che dopo tre partite, meritate o non meritate le sconfitte, questo è da vedere, però hai perso tre partite di fila, adesso che fai cambio o meno? Adesso il problema è quello. Tra l'altro c'ha dei motivi adesso. Però, prima quando tu cambi e se dovessero andare male le cose, tu togli sicurezza ai giocatori, perché i giocatori adesso si sentono sicuri in quel modo lì. E soprattutto cambiando, tanto. Cambiando, come cambi Luis Alberto, dove lo metti? È questo il problema. Però Inter e Roma sono uscite dalla crisi cambiando. La Roma cambiando il modulo, l'Inter l'Inter ha cambiato la scorsa e non è andato bene, ha cambiato il sistema di gioco la partita precedente e oggi ha cambiato mettendo il 19enne che finora aveva fatto 5 cambiato minuti in uomini, campo. Non il sistema. Sistema esatto. settimana scorsa 4-3-3. Oggi ha cambiato mettendo il ragazzino, però dando una svolta importante. Però l'allenatore dice, adesso ha detto abbiamo sentito, dice no, ma noi con questo modulo stiamo facendo addirittura meglio dello scorso anno, quindi sembra che non il problema non ci poi vede. Diventa la collocazione in realtà anche di Luis Alberto. Io rivado un attimo, vi chiedo scusa, ma sapete che ci tengo molto al ricordo del laboratorio che è il piccolo gruppo che quest'anno appunto aveva compiuto 30 anni. Allora, per chiunque sia interessato a questo corso di comunicazione deve andare sul mio sito, leggerà tutte le informazioni, ma la cosa più importante è parlarne di persona con me. Per avere un appuntamento con me basta lasciare il vostro numero di telefono a micheleplastino@virgilio.it, vi richiamo per un appuntamento. Grazie e ora ci fermiamo. Allora, ci fermiamo? Sì, sì. Va bene. No, questa volta sì, questa volta hai ragione, è vero. Adesso dalla tua pubblicità allora. Lina la regia, grazie. Michele, abbiamo forse trovato qualche informazione rispetto a quello che avevamo chiesto prima a proposito della partita? Forse Napoli-Lazio. Sì, c'è stato un petardo contro un bus di tifosi laziali ed è stato arrestato questo quarantenne, insomma, che pare avrebbe un singolo. Commesso. Sì, un singolo è stato, quindi un episodio isolato. Vabbè. Altre informazioni? No, c'è Brozovic che dopo l'applauso ironico di oggi verso la curva, insomma, pare essere finito fuori rosa in casa Inter. Spalletti l'aveva anche preannunciato un po'. Bene, allora, detto ciò, ritorniamo un attimo alla Roma, allo Stadio Olimpio, grazie a Gianluca Guarnieri, finalmente vediamo in qualche modo De Frel. Se l'hai visto mai quest'anno? Ti hanno voluto far segnare questo gol, sei contento? Sì, è un gruppo unito allora? Sì, un bel gesto diciamo, perché io ho chiesto a tutti un po' a tutti di cacciare il rigore, ma tutti hanno detto di sì senza parlare, ho detto di fare il gol e poi sono tutti venuti da me. Quindi per me è molto importante, mi fa molto piacere, un bel gesto. E adesso per tornare a questo ringraziamento devo fare molto di più nelle prossime partite e tanti altri gol. Come ti senti fisicamente e in quale posizione preferiresti giocare? Sento molto meglio, davvero, ho avuto un po' di questo infortunio a Genoa, è stato molto duro a riprendere, adesso sento un po' più le gambe piene, sono contento. Poi io, come ho sempre detto, davanti mi trovo un po' meglio, ma non c'è importanza. Io mi metto dove mi mette il mister perché voglio giocare e voglio fare bene. Non ho sentito se lo hai detto, ma cosa ti ha detto Dzeko quando ti ha fatto segnare? Io subito ho chiesto, non mi ricordo, c'era Strootman così, ho chiesto tiro io, mi ha detto di sì. Poi Dzeko aveva la palla, ha detto tiro io, mi ha dato il 5 la palla, mi ha detto dai fai gol. Un bel gesto, ho fatto gol e poi l'ho ringraziato, giustamente.
Ci racconti la sensazione di segnare all'Olimpico per la prima volta? Certo, il quinto gol, però insomma. Infatti, in quinto gol su rigore non è... Cioè, io sono molto contento, sai, è vero, però, come ho detto, quinto gol su rigore è ancora... Non è un emozionante come un gol all'ultimo minuto sul 0-0. Però, come l'ho detto, spero di fare altri tanti e arriverà anche questi gol più importanti. Senti, la Roma mostra ancora due facce. Che cosa è successo all'inizio? Sì, brutto primo tempo. Si è visto un po' la mancanza di giocare a pallone. Abbiamo un po' di difficoltà. Non so se cambiamento di modulo, non lo so. Su questo lavoreremo e sì, è quello, ci sono da lavorare tatticamente e di provare più giocate, però sono sicuro che torneremo a una grande squadra, un bel gioco come facevamo prima. Grazie. Allora, l'abbiamo rivisto finalmente sereno, De Frel, il ricordo del nostro main sponsor, la Opel Autostemaco. Alla ricerca di qualcosa di grande. La vita è grande. Grandland X, il nuovo SUV. Opel, il futuro appartiene a tutti. Allora, stavamo adesso ridando un'occhiata appunto a... abbiamo visto De Frel, no? Ma in realtà, queste partite, Verona e Benevento però, Gianfranco, per te, che significato veramente hanno avuto per la Roma? Beh, tanto quello, la cosa più principale è stata questa svolta nel sistema di gioco della squadra. Poi bisogna vedere se è definitiva oppure se è dovuta anche all'infortunio di De Rossi e di Gonalons contemporaneamente, che quindi toglievano il centrocampista di riferimento centrale alla squadra. Quindi questa è stata la cosa importante. Oggi è stato importante ritrovare un po' di gol assieme, perché se non avesse segnato oggi la Roma sarebbe finita ad avere il decimo attacco del campionato, troppo poco. Adesso bisognerà vedere, di fronte ad esami un po' più impegnativi, le prossime due sono due partite importanti, una Udine e una mi pare in casa col Milan, quindi sì, lì si capirà se la Roma è ritornata a essere quello che all'inizio di stagione si pensava potesse essere, oppure se i problemi non sono stati risolti da queste due passeggiate. Nel nostro ping pong, vengo da te Boris, ma stavolta non c'entra la partita, che ti senti? Ce la fa il Napoli? No. Credo di no. No, ma nel senso che la vedo difficile, giochi contro una squadra che ha due squadre, contro un allenatore che sa benissimo gestire, forse, e non credo, vedendo la Juventus, ci potrebbe essere una speranza se dovessero arrivare alla terza finale in 4 anni in Champions. A quel punto probabilmente il carico psicologico di quella cavalcata potrebbe far perdere qualche... Però noi abbiamo già vissuto 2 anni fa le famose 24 sì, vittorie su 25 fermo. Partite. Avverto che mi alzo una... Vado un attimo da Boris. Vado un attimo, mi permettete? Oggi che scommettiamo? No, quello che vuoi, guarda, anche perché sono disposto a pagare qualsiasi cosa. Cena. Facile con lui. Cena? No, io perché cena. Io dico Napoli. Ma cena... Va bene, cena bella? Assolutamente. Oh. Cena dove vuoi. Per questi che stanno qui. Vedi che mi fai finire. Per noi. Anch'io se certo. Non me ne voglio di fosse della Juve. Noi comunque vado. È solo per una sensazione. Solo per una sensazione. Ma sai, dovesse accadere... La teniamo registrata. Ma dovesse accadere... Sei contento di perdere. Sarei talmente folle. Lo so. Ma sempre più contento è lui che arriva. Però voglio dire... Aspetta. No, l'unica cosa... Lui lo fa per scaramanzia, no, ma tutto credo... quello che ha detto io lo condivido al 100% senza lui lo dice scaramanzia. Davvero. Io cerco di fare il giornalista. Proprio tutto, insomma. Io cerco di fare il giornalista, se ti dico da tifoso, squadra, io Champions, no. Io no, se ti dico da tifoso, io da sensazione, io solo da sensazione. Da tifoso dico che il Napoli sta vincendo partite che in passato non vinceva, cioè Bergamo, Lazio. Ci dobbiamo fermare, scusami, ripeto, io solo da sensazione, infatti sanno bene, mai avuto... Dobbiamo andare in antipatia nella Juve, quindi non è un problema. Dicevo, dobbiamo andare in tele... da lui che sorride. Sì, hai ragione. Il mitico Lamberto. Signori, è il momento di Arte. Arte, il meglio dell'arredamento nazionale e internazionale in 12 grandi negozi, dove trovi opportunità d'acquisto di alta qualità a costi incredibilmente convenienti e una scelta vastissima. Arte, dove la tua soddisfazione è al centro del loro progetto.
A Roma, i negozi Arte li trovi in via dei Colli Portuensi 500 e in via di Torrevecchia 1035. Visita il sito www.arte.it, ma con l'H davanti. Bene, allora, sul campionato, me lo fate fare questo giro? Gianfranco ha già parlato. Chi vince per te, Vincenzo? Napoli. Napoli? Ah, quindi tu sei con me. Quindi per la cena. Se vince la Juve paghiamo insieme la scuola. Tu cena? No. se vince Boris, Napoli a mangiare. Boris l'ha detto, tu Giuliano? Sono d'accordissimo, dipende dalla Champions. Vedo ancora la Juve favorita. Tu Juve, lui l'ha detto. Filippo? E io Napoli. Napoli? Napoli. Me lo auguro almeno col cuore, veramente me lo auguro. Hai capito perché? Perché è un altro di quelli che pensano di essere loro gli antagonisti della Juventus. E quindi che c'è? Quando? Quest'anno? Quindi da sempre. Cioè tu per esempio, almeno voi romanisti, non siete contro la Lazio. Voi romanisti in generale non siete contro la Lazio, siete contro la Juve. Siete come la Ternana col Perugia. Capisci? Sì. La Ternana pensavano di essere, e io ci sono stato a Terni, pensavano di essere antagonisti del Perugia. Come il Perugia, no scusami, il Perugia col Milan, perché un anno il Perugia arrivò lì, no, lì con Castagnier. Tu puoi aver ragione. Gli antagonisti del Perugia è la Ternana. Con me sbagli in un modo per un motivo. In generale. No, come Oddio, sbagli perché io sono... a chiusura di trasmissione. No, ti prego. Tu hai ragione, con me sbaglia perché io sono di metà famiglia napoletana, ecco questo è il motivo. Ah, era per quello. Vedi. Nino, per te corri. No, parola. Io tifo Napoli. Napoli, Dotti, che pensi? Spero che lo vinca il Napoli. No, ma che pensi? Ho detto, non la speranza. Che lo vince la Juve, però la Juve non piglia più gol ormai. Abbiamo dei messaggi, vai. Sì, li leggiamo subito. Vorrei chiedere a Teotino e a Gianni Chedda se la Lazio può arrivare fino in fondo in Europa League. Ah, bella domanda. L'Europa League è complicata. Ci sono tante squadre di buon livello, non di altissimo livello, ma di buon livello, e non so se la Lazio giocherà l'Europa League con lo stesso impegno con cui giocherà per arrivare tra le prime quattro in campionato. Questo turno la vedo favorita, dal prossimo con le grandi squadre diventa difficile. È proprio impensabile vedere questa Lazio con un bel 4-3-3? A me piacerebbe. Ci ha giocato detto. Zaghini? No, ma adesso nasce adesso, così. Adesso mi piacerebbe. Nasce così. Come avete visto Gerson nella posizione di mezzala? Può farlo anche con una squadra più forte del Benevento? Io malissimo. Ecco, ha risposto lui. Andiamo avanti. No, poverino, no. Vabbè, male, diciamo. È un giocatore che si sta adattando a tanti ruoli. Loro io l'avrei visto meglio come trequartista. Sì, no, Todino, l'ascoltatore, il telespettatore, però chiedeva di questa sera. Quasi ingiudicabile. Abbiamo visto male stasera. Ma neanche malissimo. Vabbè, vai. Con Nainggolan sarà riproposto questo 4-2-3-1 o si tornerà al 4-3-3? No, 4-2-3-1 di più. Anzi, con Nainggolan anche domenica scorsa. Un attimo solo, ragazzi, perché eravamo rimasti in debito la scorsa settimana con una cosa particolare. Attraverso il nostro social football noi raccontiamo anche storie particolari. Intanto ricordiamo il social football, quindi spot del social, e poi vi spiego perché. We'll be right back.
continuo a dirlo, fine di questo mese ancora una nuova edizione, eh? L'ha fatto. L'hanno fatto loro, i ragazzi. Bravissimi. Andrea, Stefano, no, in collaborazione. Anche Andrea, sì, Stefano, sì. No. Poi l'hanno, qui a Teleroma c'è stata poi la rielaborazione, l'aiuto anche di Alberto. Bellissimo. Cioè, lo so, molto bello. Devo dire la cosa, l'idea originale, appunto, questo non c'entra niente, io ci sono, posso dire, i miei ragazzi, Andrea Bertoli e Stefano Scaglietta. Allora, saluto Francesco Falzarano, che è social football, quindi buonasera. Entro la fine di questo mese c'è tutto il rinnovo del nostro caro Social Football TV. Grazie, no? Intanto. Grazie a te. Grazie Francesco. Allora, mentre procediamo con i nostri saluti, poi c'è una dobbiamo far vedere una cosa del social. Grazie Vincenzo. Grazie a te. Grazie Gianfranco. Grazie Giuliano. Grazie a te. Boris, noi con la scommessa, eh? È sempre un piacere, guarda, eh? Ma nel senso sia venire qua sia poter pagare la scommessa. Allora, ci mancherebbe, magari anch'io. Sì, devi sapere che come... Magari l'altra pure te. Vabbè, adesso... Ma io lo faccio solo per uscire a cena con lei, ovviamente. Io ho detto... No, certo, non io mi siedo vicino a lei, almeno pago. Mica l'avevamo invitata. Ah, non mi volevi invitare, quindi? No, sei tifoso dell'Inter. Anche perché lui è l'unica che festeggia con me. Va bene. Grazie Boris. Grazie a voi. Allora, grazie Nino. Ciao Michele, buonasera. Grazie. Scusa Nino, ma lo stadio? Hai notizie? No, dicono che si va avanti. Si parla più. Tutti dicono che... Ma scusa, per certo tutti punto non era detto, fatto, si fa. Secondo me ci vuole tempo. Ma a Roma si fa, qualcuno fermi. Qualcuno ha detto la prima pietra, addirittura entro maggio, secondo me ci vuole. Di prime pietre ce ne stanno da mettere. Grazie Filippo. Grazie a te Michele. Allora, Andrea e Stefano l'abbiamo già ringraziati, il mio ringraziamento ad Alberto Cangichiodo e a tutta l'equipe sua che ha lavorato qui, qui con noi. Questa sera ringrazio anche Matteo Guallini che era in aiuto e in assistenza, e intanto vi annuncio quella che è quasi una sigla finale. Avevamo detto che noi il giorno della memoria lo volevamo fare un po' più a puntate per far sì che non fosse solo quel giorno, e adesso attraverso il social football vedrete nel finale una bellissima, bellissima tra virgolette, storia di come il Borussia Dortmund all'epoca si oppose al nazismo. Nel frattempo colgo l'occasione per salutare te. Grazie. Grazie, grazie a te Michele. Grazie. E a te il saluto dei nostri amici telespettatori con il filmato. Bene, ci vediamo domenica prossima, grazie di essere stati con noi e buonanotte. Questa è una storia di opposizione e resistenza. Questa è una storia particolare, che parla di eroismo, ma dietro la quale si cela un alone di mistero e di domande ancora irrisolte. Questa è la storia di August Busse, lo storico presidente del Borussia Dortmund che si oppose al nazismo e alla politica di Hitler. Su quest'uomo e i suoi collaboratori si sa veramente poco. In rete si fa difficoltà a trovare più di due righe sull'accaduto e soprattutto non viene mai citato il nome del protagonista. Noi siamo riusciti a metterci in contatto direttamente con la società, che ci ha fornito il nome e le notizie basulari su questa vicenda. Siamo nel 1933. August Busse, presidente del Borussia Dortmund, si ribella al partito nazista ed insieme ai suoi collaboratori rischia la vita pur di non vedere tramontare il suo sogno di un mondo libero e di uno sport che aiuti lo stesso mondo a vivere sereni e senza odi. In pieno regime nazionalsocialista, lo sport, come altri fenomeni di massa, rappresenta sia uno strumento straordinario per rafforzare l'identità e la coesione dello Stato, che è un magnifico mezzo di comunicazione per dimostrare ai nemici la propria forza e la propria superiorità. La figura dello sportivo nel Terzo Reich è tuttora una chiave di volta per comprendere l'ideologia e la follia di quello che successe nel mondo durante quegli anni. Lo sportivo del Reich era allenato a superare la soglia del dolore, della fatica e della paura. Aveva il dovere di vincere perché la vittoria era la prova della sua appartenenza alla razza eletta. La perdita sul campo sportivo rappresentava un disonore che si traduceva in un'umiliazione pubblica e collettiva per l'intera nazione. Hitler cominciò il cosiddetto processo di nazificazione dello sport, eliminando tutti gli sportivi e i dipendenti che non fossero di razza ariana. Come in ogni storia di dittatura e privazione della libertà, esistono sempre dei personaggi pronti a tutto pur di non trascorrere la loro vita in ginocchio. August Busse fu uno di questi. Cercò ostinatamente di fare da intralcio alla trasformazione delle organizzazioni calcistiche in strumenti di propaganda e diffusione dell'ideologia nazista. Voleva impedire a tutti i costi che il suo Borussia potesse diventare un mezzo nelle mani del Terzo Reich. Rifiutò sdegnato di aderire al partito e fu protagonista anche di un'accesa campagna comunicativa contro il regime. Egli affittò a due suoi collaboratori un ufficio della sede sportiva del Borussia, dove venivano stampati dei volantini antinazisti distribuiti per le strade e nello stadio.
Alcuni dirigenti del partito scoprirono il reato e scovarono la loro tana, condannando a morte questi collaboratori. Su di loro si sa ben poco, i nomi non si conoscono e si può presupporre che siano stati fucilati seduta stante o prima deportati in qualche campo di lavoro, come usavano fare i tedeschi con i ribelli. Il rifiuto dell'adesione al partito e la concessione dei suoi uffici per scopi politici non costò tuttavia la vita allo storico presidente. Da fonti piuttosto certe siamo riusciti a scoprire che Busse fu solo destituito, allontanato dal club e ostracizzato dalla Germania nazista, ma fece il suo ritorno al timone del club non appena finita la guerra. Per l'accaduto lo stesso Führer scese in campo per stemperare l'insurrezione e questo rende l'idea di quanto quest'uomo abbia rischiato e quanto questi piccoli episodi di sport si possano trasformare in esempi di vita. D'altronde chi è a capo di una società sportiva deve avere insiti i valori dello sport e della condivisione sociale. Sa benissimo che la passione e il sentimento devono dividere sul campo ma unire nella vita e non può scendere a patti con chi vuole usare il calcio per scopi biechi e malvagi. Dortmund fu una città molto attiva sotto questo aspetto, era presente una consistente comunità ebraica e diversi abitanti erano militanti dei partiti di sinistra. I 20 anni di regime totalitario tedesco sono colmi di episodi eroici, ma quello che si sviluppò a Dortmund in quel periodo è tanto misterioso quanto affascinante. Unisce calcio e sociale, cultura sportiva e amore per la libertà. Del resto, secondo noi, non sono poi due identità così differenti.